Oggi è un giorno importante per la nostra azienda. Domani formalizzeremo la proposta al nuovo negozio. Quindi si passa da 1 a 5 vetrine, corso di cinese, contratto di 12 anni. Io sono prontissimo, frate, ma che spalle. Ragazzi, siamo al nuovo negozio. Qua ci sarà l'ingresso. Qua è gigante, questa la tiriamo giù. Qua è tutto aperto, qua c'è l'altra vetrina. Sono 5 vetrine. Piace pure? Figa, è una bomba. Allora oggi è il 19 maggio, abbiamo appena scoperto che probabilmente dovremo cambiare tutte le vetrine e ora stiamo guardando lo stato del soffitto. Però non c'è in un sacco di progetti, si fa sempre più difficili. Buongiorno ragazzi. Raga, ci siamo, 26 giugno iniziano i lavori, abbiamo passato un mese a vagliare preventivi, consuntivi, costi, rifiniture, cazzi e mazzi, ma finalmente ci siamo, oggi si spaccano i muri. Andiamo? In questo progetto abbiamo cercato di capire qual è la mission del brand, qual è la filosofia e creare uno spazio che corrisponda a tutto questo. Come spesso ci accade, abbiamo ragionato per elementi e proprio negli elementi architettonici all'interno del negozio abbiamo individuato alcuni pezzi speciali, di cui forse quello più importante è il bancone. Punta a stupire e a rendere anche un po' incerte di quello che si sta vedendo, quindi chiedersi esattamente ma che cosa sto guardando. Questo quando lo bagni diventa duro così. Sto cercando di capire come sarà il nuovo bancone della Dolly Noir, che è un mix di materiali pazzesco, tra cui questo che è cemento, o perlomeno è una specie di rete di tessuto dove la polvere di cemento è impregnata dentro. Siamo arrivati al 27 di luglio, oggi stanno rifacendo le vetrine. Settembre, ragazzi. Ci siamo, finalmente lo store è ultimato, anche la Claire l'abbiamo fatta e ragazzi, secondo me è davvero una delle più grandi cose che abbiamo fatto, ma di certo non ci fermiamo qua, è solo l'inizio. Entriamo? Mi manca solo vederlo.